E si parte, il primo pallone lo gestisce, l'abbiamo detto, il Firenze Ovest che schiera Nucci in porta, Chiani, Terrafino, Barbarino. Serie di contrasti, attenzione a Pagnotta in area, Pagnotta tocca corto, c'è il tiro ed è il gol del vantaggio, il gol del vantaggio della Rignanese, lo segna, se non l'ho visto male, proprio Bennati. Lontana Senese, si coordina Setti, prova ad andare con il destro e Nucci è costretto al grande intervento. Brenna punta l'avversario, si appoggia a Brenna, calcia senza troppa convinzione, Leo, zona tiro, ci pensa, fa con il destro, la palla che ribalza davanti al portiere Nucci, che è bravo poi a mettere in calcio d'angolo. Va di destra per la Rignanese, Pagnotta, Setti, cerca la palla dentro per Bennati, ancora spalla alla porta, riesce a dare la gran palla per Baccini, che prende sul destro, rientra sul mancino, Baccini! 2-0, si affida al mancino e non sbaglia, batte Nucci, 2-0 Rignanese. E ancora festa grande sotto gli spalti. Che palla ha dato Bennati però a Pagnotta, che se l'è lavorata tutta a spalla alla porta. Fischia l'arbitro. Pagnotta spiazza il portiere, Lauri Pagnotta, è il 3-0, i tre attaccanti. La prima frazione si parte adesso con il primo pallone toccato dalla Rignanese, spinto da Leo, allora Pagnotta a memoria va da Baccini e porta avanti il pallone, arriva velocissimo a dar man forte anche il compagno che va al tiro, Nucci, miracolo, si trattava di Brenna. Dale con un po' di spazio. Lo chiude Galli, Chiani si accentra, va da Turchi, altro cambio di gioco per Mazzoni, azione avvolgente qua del Firenze Ovest, il tiro di Mazzoni centrale, facile per Burzagli. La serie di i festeggiamenti della panchina, la Rignanese che si raggruppa proprio davanti alla panchina, arrivano anche i complimenti al Firenze Ovest che, come abbiamo detto, giocherà i play-out. Si aspetta forse anche le ultime notizie dallo stadio del Bisenzio di Signa. C'è chi esulta, c'è chi aspetta ancora e aspettiamo anche noi per avere l'ufficialità. L'1-0 da parte del Signa, guardate come sono tutti vicini agli smartphone, c'è qualcuno già con lo champagne pronto. È un'attesa infinita, si aspetta il triplice fischio, probabilmente, ma ormai sono tutti carichi. Intanto il Firenze Ovest abbandona, si festeggia, la Rignanese è in Serie D. Guardate però, ancora un misto di sensazioni. Foto di rito, i tifosi ancora in attesa della squadra. E anche noi per festeggiare la Rignanese, si stappa lo champagne, si apre la zona festeggiamenti. La Rignanese festeggia e beve ovviamente, si gode questo momento. Ancora 1-0 e adesso i ragazzi che vanno a festeggiare sotto i propri tifosi, sotto anche la nostra postazione, li potete vedere bene anche grazie alle riprese di Ronaldo Beccheroni, l'incontenibile gioia della Rignanese che dopo tante, tanto partite, tanto soffrire la scorsa stagione e la Serie D sfumata, adesso può festeggiare alla prima della classe, la festeggia con la vittoria per 3-0 sul Firenze Ovest. E dunque su queste immagini, le più belle, quelle della vittoria, quelle dei festeggiamenti della squadra di Rignano Sull'Arno, della squadra di Guidotti che approda la Serie D, il saluto dal vostro Niccolò Landi.